Concedimi, Signore, di stare alla Tua presenza e di adorarti nel profondo del cuore. Aiutami a fare silenzio intorno a me e dentro di me, per poter ascoltare meglio la Tua voce. Ispira i miei pensieri, sentimenti, desideri e decisioni, affinché io cerchi sempre unicamente quanto è più gradito a Te. Spirito Santo, dono del Padre, crea in me un cuore nuovo, libero di impegnarsi con generosità nella sequela di Gesù, Maestro e Salvatore. Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, modello di disponibilità alla voce di Dio, accompagna il mio cammino con la Tua intercessione. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione e si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Nell'istante in cui la figlia di questa donna guarisce, ricomincia la vita per tutte e due. E noi lo sappiamo bene, a volte il capitolo degli inizi nella vita di una persona è legato a una fine. È la storia di chi riparte dopo un trauma, dopo una ferita, dopo qualcosa che si è spezzato e che ha cambiato l'esistenza. È quando si riparte dopo un sogno infranto, dopo una lacerazione che ha portato dolore. E la vita ricomincia. Proviamo allora nel nostro esercizio della lezione a rileggere con attenzione questo passaggio del Vangelo di Matteo e a sottolineare o a fissare l'attenzione su uno o l'altro degli aspetti, degli atteggiamenti, delle situazioni che l'Evangelista descrive.
L'esercizio della lettura ci invita sempre a fissare l'attenzione sui personaggi fondamentali della pagina che si vuole meditare. E qui noi vediamo i personaggi, sono due, o meglio tre. C'è la donna, ci sono i discepoli e c'è Gesù. E fuori da questa scena c'è la figlia. La donna, innanzitutto. È una donna che va incontro a Gesù in terra straniera. Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, cioè fuori dal territorio dove abitualmente svolgeva il suo ministero. Questa donna dunque è una straniera che non tiene conto del fatto che Gesù è andato fuori per stare un po' in pace. Gesù voleva con i suoi discepoli un momento di tranquillità, di pausa, lontano da casa. E lei si presenta. Allora noi ci domandiamo quali sono le caratteristiche di questa donna. Direi innanzitutto che è una donna ingombrante, non per il suo aspetto fisico certamente, perché l'Evangelista non dice nulla, quanto piuttosto per il fatto che irrompe all'improvviso nella scena. Gesù ha un momento di pace, di pausa con i suoi discepoli, forse di racconto, di conversazione familiare, arriva questa donna senza nessuna forma di cortesia o di buona educazione e urlando attira su di sé l'attenzione. Si mise a gridare, pietà di me, si mise a gridare, cioè concentra su di sé l'attenzione e anche il disagio di tutti i presenti, che devono interrompere la loro conversazione per starla a sentire. E dunque la guardano e probabilmente commentano. È una donna che è talmente concentrata, talmente presa da quello che porta dentro, che non si cura per nulla della reazione dei presenti. Esistono solo lei e il suo dolore, il suo problema. È come se gli altri non ci fossero. E lei arriva e butta in mezzo al gruppo la sua situazione. Dunque una donna ingombrante. Però nello stesso tempo è anche una donna sola. Non c'è nessuno con lei. Non si parla di marito, di qualche amica, di una vicina di casa che le stia vicino, che l'accompagni, che la sostenga. Non porta con sé neanche la figlia malata. Tante volte nel Vangelo vediamo che portano gli ammalati davanti a Gesù perché lui intervenga, perché li guarisca. Non si dice neppure che questa figlia è, per esempio, febbricitante o paralizzata, non si può muovere, non può lasciare il letto, non può uscire di casa, non si dice niente. Perché non l'ha portata con sé, ci domandiamo. Ho detto già altre volte, vediamo nei Vangeli che ci sono dei genitori, dei parenti che portano i loro cari davanti a Gesù. E poi, se questa figlia è così crudelmente malata, ma come mai l'ha lasciata da sola in casa, senza assistenza? E poi ancora, la donna non racconta neanche se c'è qualcuno che si prende cura di sua figlia, se ha provato a farla curare. In altri racconti del Vangelo invece si dice della donna che aveva speso tutti i suoi averi presso i medici per farsi curare senza risultato, oppure la figlia del capo della sinagoga e i medici erano intervenuti. Qui non si dice niente. E allora anche questo dettaglio acuisce il senso della solitudine estrema di questa donna. È una donna che porta dentro di sé tutta questa situazione tragica che rischia di schiacciarla. Ma, presa com'è dalla sua situazione, dalla sua preoccupazione, anche dalla fatica delle condizioni che deve vivere quotidianamente, però
attira su di sé l'attenzione, ma poi la orienta subito da un'altra parte. Parla della figlia. Pietà di me, mia figlia è molto tormentata da un demonio. È lei che ha bisogno dell'intervento di Gesù, come lasciava supporre quel suo intervento maleducato, possiamo dire, sulla scena, oppure è sua figlia. Fatto sta che questa donna cananea conduce i presenti a pensare e a concentrare la loro attenzione a questa ragazza, su questa ragazza sconosciuta. C'è lei lì, presente. Ma si parla d'altro. È un po' come qualche volta succede, no? A noi preti, quando ascoltiamo le confessioni. La penitente arriva e fa il segno della croce, mi benedica padre perché ho peccato, poi comincia, sa, mia nuora mi ha detto, oppure parla del marito o del figlio, cioè, i peccati sono quelli degli altri. E qui, parallelamente, c'è la donna che attira l'attenzione di tutti, però poi fa convergere l'attenzione su un'altra persona. Dunque, un momento di incertezza, anche un po' di confusione. E finalmente, che cosa dice questa donna? Dobbiamo essere attenti alle parole che pronuncia. Si rivolge a Gesù e lo chiama Signore e figlio di Davide. Non lo chiama maestro, non lo chiama profeta. Signore, figlio di Davide. Cioè, riconosce che è un uomo che ha un potere particolare, che può agire. E lo fa con quella formula, potremmo dire, classica, che tutti ripetono e che potrebbe dunque anche apparire generica, vista la gravità della situazione. Che cosa dice? Pietà di me. Non aggiunge nulla. Cioè è una domanda generica, possiamo dire, che manifesta un bisogno di essere ascoltata e di essere esaudita. Non entra nei dettagli, non chiede qualche cosa di specifico, non dice neppure guarisci mia figlia, pietà di me, mia figlia è tormentata da un demonio. Dunque una richiesta molto generale. Ha bisogno di essere ascoltata, anche se indica la diagnosi. Mia figlia è tormentata da un demonio. Allora, quali sono le reazioni che questa situazione generano? Innanzitutto, direi, è il silenzio di Gesù. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Che durezza! Una donna disperata che viene a chiedere aiuto per questa figlia che probabilmente concentra tutta la sua attenzione, il suo affetto, la sua preoccupazione, Gesù non le rivolse neppure una parola. Cioè la ignora. Proveremo dopo ad interpretare questo silenzio. Per ora però sottolineiamo questo silenzio. C'è, è come un macigno. Che non ha spiegazione. È come se Gesù non fosse toccato dalle parole della donna, ma neanche disturbato o infastidito. È importante notare anche questo. I discepoli no, i discepoli gli dicono fai qualcosa, non vedi che continua a gridare, continua ad importunarci. Cacciala, in un qualche modo, accontentala, così almeno ci lascia in pace. No, Gesù non reagisce neanche in questo modo, se vogliamo, diretto, violento. I discepoli invece non sono indifferenti, anche se forse per togliersela di torno, non tanto per compassione. Il verbo greco che qui viene tradotto con esaudiscila si può tradurre anche con cacciala. Dunque mandala via.
E invece Gesù non fa né l'uno né l'altro. E allora, quello che la donna chiede, pietà di me, mia figlia è tormentata da un demonio, genera poi altre domande, altre situazioni. C'è un dissidio. Gesù non la caccia, i discepoli vogliono che la allontani. La quiete di questo ritiro di Gesù con i suoi nella zona di Tiro e di Sidone viene rotta, viene disturbata. Lo spettacolo, tra virgolette, lo spettacolo del dolore non lascia mai indifferenti, suscita sempre delle reazioni, lascia inevitabilmente uno strascico. E tutto sommato in questo primo momento ci pare più logica e più comprensibile la reazione dei discepoli riguardo invece alla indifferenza di Gesù. I discepoli sono più attenti e tentano in un qualche modo di rispondere o di provocare la risposta in favore di questa donna. Eppure è proprio questo silenzio di Gesù che scombussola le cose. Certamente la donna non se lo aspettava. Normalmente possiamo presumere che poteva immaginare o mi esaudisce o fa quello che gli chiedo oppure mi caccia. Ma certamente non prevedeva nessuna reazione, questo silenzio. Non prevedeva di essere ignorata, di non essere considerata, carica com'era del suo dolore, della sua fatica. Il silenzio di Gesù spiazza la situazione, crea un effetto diverso. E allora la donna si vede costretta a mutare atteggiamento, a cambiare stile, parole nei confronti del maestro. Capisce che ha sbagliato la formula, ha sbagliato il modo di porsi. E allora cambia strategia. Questi che potremmo chiamare i cambiamenti in corsa. Lei si trova ormai coinvolta in questa situazione, in questo dialogo che non riceve risposta, e capisce, si rende conto che così non va. E allora cambia. E questo cambiamento le permette di continuare a sperare. Forse mi ascolterà. Devo tentare di fare breccia nel suo cuore. E che cosa fa? Diceva l'Evangelista che la donna arriva e si mette a gridare all'inizio. Poi, dopo che Gesù non ha risposto, quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui. Interessante notare i verbi. Non va dietro a Gesù. I discepoli hanno detto ci viene dietro. Ecco, lei non si mette dietro a Gesù, ma va di fronte a lui e gli si prostra dinanzi. Cambia posto. Fa un movimento, un passaggio. C'è un cambiamento interiore. Dall'atteggiamento del questuante, colui che domanda, o dall'atteggiamento del discepolo, colui che segue, il discepolo è colui che cammina dietro al maestro, lei si mette davanti e assume l'atteggiamento del credente maturo, che è colui che adora e che ancor prima di chiedere manifesta la sua fiducia senza riserve nei confronti della persona a cui chiede. Interessante notare questo cambiamento di posizione fisica. Da dietro passa davanti. Chi sta dietro è colui che segue, è colui che domanda. Chi sta davanti è colui che adora e che riconosce prima di chiedere la potenza, la forza, la capacità di intervento del destinatario della sua richiesta. A noi però può interessare anche un'altra sfumatura di questo cambiamento.
La donna è entrata in scena, abbiamo detto, in maniera plateale, attirando su di sé l'attenzione di tutti. Qui non getta più davanti a tutti il suo problema, non lo mette più sotto la luce delle telecamere, diremmo oggi, ma si rivolge personalmente a Gesù e Signore, aiutami. Non grida più il suo problema, non lo racconta più a tutti, vuole parlare personalmente, dunque un dialogo a tu per tu. La questione che riguarda la figlia non è più resa pubblica, ma è posta nelle mani di una persona precisa. Signore, aiutami. E allora non è più una lamentela rabbiosa, quasi uno sfogo. Non ce la faccio più, fai qualcosa perché questa figlia è diventata pesante, non so più come gestirla. Non è più una lamentela rabbiosa, ma diventa un problema da comprendere, da leggere da vicino, da leggere dentro. Allora, altri verbi. Si dice all'inizio, si mise a gridare. All'inizio. Adesso si dice, si avvicinò, si prostrò davanti a lui, dicendo. Non grida, dice. Dunque, un'espressione più dolce, più discreta. Cioè, la donna ha imparato ad abbassare i toni, a trovare... diremmo il tono giusto, la modulazione giusta. Per poter essere ascoltata non ha dovuto gridare, ma ha dovuto abbassare la voce. Che è un po' il contrario di quello che succede sempre tra di noi. Quando ci parliamo, ognuno vuole avere il sopravvento sull'altro, dunque parla più forte. Basta vedere i talk show, come si chiamano in televisione, dove tutti parlano e ognuno urla più forte perché deve farsi sentire. E qui paradossalmente la donna, per farsi sentire, anziché parlare a voce alta, quasi sussurra. E forse è proprio questa delicatezza della voce che la conduce a trovare di lì a poco le parole giuste con le quali convincere Gesù ad intervenire. Un'altra considerazione, non è senza importanza quel passaggio generico dal pietà di me degli inizi, quando poi però sposta l'attenzione sul problema della figlia, a questa seconda invocazione, aiutami. Aiutami vuol dire salvami, prenditi cura di me. Attenzione, non dice aiuta mia figlia, salva mia figlia, ma salva me, aiuta me, guarisci me. E allora di nuovo il baricentro della questione si sposta. Prima c'era la figlia al centro, adesso è diventata lei, la madre. Ha scoperto di aver bisogno lei stessa di essere guarita, non soltanto sua figlia. Ha preso coscienza che sì, il problema della figlia c'era, ma c'era anche il suo. E di fronte al cambiamento, a questa trasformazione, a questo atteggiamento nuovo della donna, nasce quel botta e risposta tra lei e Gesù, che è probabilmente uno dei dialoghi più intensi, più vivi che troviamo in tutto il Vangelo. Un dialogo che sembra costringere Gesù a fare qualche cosa contro la sua volontà. Pensiamo immediatamente al capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, le nozze di Cana. Non è ancora venuto il mio tempo, non è venuta la mia ora. E Maria insiste, fate quello che vi dirà. Cioè Gesù è quasi costretto ad intervenire da una donna, la sua madre, qui questa donna cananea. La forza e la costanza di questa donna ottiene quello che Gesù, almeno apparentemente, non voleva dare. Ma tornando al nostro testo, non è tanto importante, mi sembra,
analizzare le parole di Gesù per collocarle nel contesto della sua missione e dunque analizzare anche i termini. Non sono mandato che per le pecore di Israele, i cagnolini che raccolgono le briciole sotto la tavola. La missione di Gesù, lo sappiamo, si svolge all'interno del popolo di Israele, in un territorio ben definito. La donna è cananea, cioè straniera. E nella sua risposta, là dove Gesù gli dice «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele», poi lei, quando Gesù aggiunge «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini», i figli sarebbero il popolo di Israele, i cagnolini sono gli stranieri. Lei risponde, è vero, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Che cosa vuol dire? Questa donna domanda di non essere esclusa. È vero, io non sono del popolo di Israele, io non sono destinataria privilegiata della tua missione, però ci sono anch'io. Non ti dimenticare. Sembra di riascoltare quella come una litania che in tutto l'Antico Testamento costituisce la preghiera del Pio israelita. Ricordati, Signore, ricordati delle tue promesse, ricordati di quello che hai detto ai nostri padri, ricordati. Ecco, qui di nuovo, ricordati di me, è vero, non appartengo al popolo eletto, però ci sono, allora ricordati. Cioè lei insiste e questa sua insistenza segna la svolta definitiva e ottiene quello che domandava. Allora, tentiamo di approfondire un pochino. Come reagisce questa donna alla risposta dura di Gesù? Innanzitutto non si scoraggia, non se ne va. Avrebbe potuto dire... ho provato, non ho ottenuto nulla, me ne vado. Oppure andarsene sbattendo la porta. Come? Il maestro, colui che parla di bontà, che si prende cura dei poveri, che guarisce gli ammalati, eccetera, e io chi sta peggio di me? Non mi vuole sentire, me ne vado. No, non se ne va, non protesta, non alza i toni, potremmo dire, ma assume un atteggiamento diverso. È un'altra donna, non è più quella che è arrivata, che è piombata in mezzo al gruppo all'inizio, dicendo abbi pietà di me, ho bisogno, mia figlia è malata, eccetera. Con delicatezza rimane, non reagisce in malo modo, Gesù l'ha quasi provocata, potremmo dire, no? Si è quietata, ha trovato la pazienza e ha compreso che se c'è una possibilità di guarigione, questa passa attraverso la pace del cuore, passa attraverso la compostezza del gesto, attraverso la serenità con la quale affronta la prova, attraverso la serenità con la quale si tenta anche di andare oltre la delusione. Quando c'è una strada che sembra chiudersi, quando c'è un tentativo che sembra fallire, con la pace del cuore si riesce a passare attraverso, cioè a prendere su di sé anche una situazione inaspettata o difficile. Dunque, la prima reazione non se ne va e non reagisce con forza. La seconda reazione... questa donna fa riferimento alle briciole. Siamo all'interno dei grandi discorsi quando Gesù parla dei pani e ogni volta che parla del pane Gesù vuole presentare il suo messaggio di salvezza che è sovrabbondante, che è per tutti. Israele, pagani, figli, cagnolini, pane, briciole, abbiamo sempre queste dualità. La donna fa riferimento alle briciole perché dice almeno qualcosa mi può rimettere in piedi. Cioè lei ha capito che basta poco,
che la guarigione può essere anche più semplice di quel che sembri, che Gesù sa lavorare benissimo con gli avanzi, con gli scarti, con le briciole che cadono dalla tavola. Gesù sa fare grandi cose con piccoli strumenti, con poveri strumenti. E allora la donna non pretende più nulla, all'inizio pretendeva, qui non pretende più nulla, sa che poco è sufficiente, che anche una briciola può sfamare, che una sola parola può guarire, di soltanto una parola e mio figlio sarà guarito, e noi lo ripetiamo nella liturgia. La donna sa che basta toccare il lembo del mantello di Gesù per ottenere la salvezza. E allora con questa sua delicatezza, prettamente femminile, riesce a addolcire, se così si può dire, Gesù che la ascolta. Non ha più questa presenza arrogante, possiamo dire, ma è in un atteggiamento di attesa fiduciosa. Sussurra, ci viene da dire, sussurra la sua preghiera. Signore, aiutami. E che cosa ottiene? Come si conclude l'episodio? Con la guarigione della figlia. Da quell'istante sua figlia fu guarita, dice l'Evangelista. Ed è l'unica testimonianza che c'è. Matteo racconta, la figlia fu guarita. Gesù non ha detto, tua figlia è guarita, ma ha detto, avvenga per te quello che tu desideri. Anche qui sono delle parole che sono un po' ambigue, è una formulazione strana. Non si fa riferimento alla malattia della figlia. Gesù si riferisce alla volontà della madre, avvenga quello che tu desideri. Come se ad essere veramente guarita è la madre. Anche la figlia, ma è questa donna che è stata guarita. E proprio perché lei stessa si è interiormente trasformata, che anche la figlia può essere liberata dal male e può guarire. Con una guarigione che appare istantanea, perché dice l'Evangelista, subito. E una guarigione che dura nel tempo, da quel momento. Dunque la potenza di Gesù non è limitata. Guarigione istantanea e duratura. E non ci è difficile immaginare che con questa parola di Gesù avvenga per te quello che tu desideri, questa donna è tornata a casa diversa da come era venuta e abbia trovato la figlia diversa da come l'aveva lasciata. E questa potrebbe essere la lezione, la lettura del testo. Ma che cosa ci può suggerire la meditatio, cioè l'insegnamento per noi? Direi che una prima linea di riflessione, di approfondimento, potrebbe essere intitolata I problemi nell'affrontare i problemi. Che cosa voglio dire? Che leggere le vicende della donna cananea ci fa comprendere che ci può essere uno stile sbagliato nel porsi di fronte ai problemi, nell'affrontare le questioni, le situazioni dolorose e complesse della nostra vita. Cioè questa donna non si aiuta, si complica la vita con questo approccio controproducente che aumenta ancora la sua difficoltà. Proviamo a vedere alcuni suoi errori per imparare a combatterli e ad evitarli. Il primo errore, la prima condizione negativa è quella di trovarsi da sola. Non ha forse colpe specifiche in merito, certo. La sua può essere una condizione prodotta dalle sventure della vita, non desiderata, né cercata, né voluta.
Sta di fatto che nel momento in cui deve gestire questo rapporto difficile con la figlia è da sola. Non c'è nessuno che l'accompagna, che la sostiene. È un po', mi sembra, il problema di tutti coloro che fanno fatica a creare dei rapporti di fraternità e di collaborazione, di corresponsabilità. E questo succede in famiglia, succede nella società civile, succede nelle nostre parrocchie, succede nella Chiesa. La solitudine non è un bene. Nel momento della creazione, Dio dice, non è bene che l'uomo sia solo. Abbiamo tutti bisogno di spazi di solitudine e di silenzio. Abbiamo tutti bisogno di momenti nella vita frenetica che viviamo, di momenti nei quali con un po' di pace mettiamo ordine dentro di noi, facciamo pulizia, lasciando da parte tante cose che ci impicciano. Ma non è questa la solitudine di cui si parla qui di questa donna. Qui è una situazione di isolamento che impoverisce la persona, che crea barriere insuperabili. Abbiamo detto tante volte, abbiamo imparato a dire, chi fa da sé fa per tre, meglio soli che male accompagnati. Stentiamo ad uscire da quel piccolo mondo che tante volte ci siamo creati su misura, nel quale ci illudiamo di stare tanto bene, ma che piano piano ci inaridisce. Nel Vangelo vediamo tante volte Gesù che manda i suoi a due, proprio per vincere questa solitudine e per sottolineare la collaborazione, il sostegno reciproco, quella che noi oggi chiamiamo la solidarietà. E ci avviamo verso la Pasqua, non possiamo non pensare ai discepoli di Emmaus che erano in due, e a questi due Gesù si rivela e si manifesta. Dunque, questo primo errore, la solitudine, a volte ricercata, prodotta da situazioni diverse dalle quali si può anche far fatica ad uscire. C'è un secondo errore nella storia di questa donna, ed è quello di scaricare le colpe, le responsabilità e i fallimenti sugli altri. Tante volte abbiamo coniato quelle frasi difensive, no? Fin da quando eravamo bambini. Non sono stato io, è stato lui. Non l'ho fatto io, è colpa sua, ha cominciato lui. E poi crescendo queste scuse hanno trovato altre espressioni, no? Dove sono le istituzioni? Dov'è la forza pubblica? Le autorità che dovrebbero intervenire sono assenti. Lo sentiamo tutti i giorni. Purtroppo delle volte queste frasi esprimono davvero il disagio, l'indignazione, l'amarezza, la frustrazione, ma in altre occasioni mi sembra comunicano quella aggressività che è semplicemente conseguenza della inerzia iniziale. Non vogliamo affrontare i problemi e allora pensiamo che la colpa sia degli altri e aspettiamo che gli altri li risolvano. Ci farebbe bene imparare a dire almeno qualche volta: tocca a me, devo impegnarmi io, devo assumermi le mie responsabilità, io posso fare, e dunque non devo aspettare che qualcun altro faccia. Ancora un altro, terzo errore potremmo chiamarlo: la donna esagera, manca completamente del senso della misura. Il suo ingresso sulla scena, abbiamo detto, dirompente, arriva urlando, non aiuta a definire il problema nei suoi contorni reali. La situazione, certo, è grave, ma il modo che lei ha di presentarla, questa situazione, suscita spontaneamente il rifiuto. Cacciala, mandala via. Suscita una reazione di nervosismo, non facilita e non favorisce
il rapporto con chi si dovrebbe far carico della situazione. Non ha saputo presentare nei giusti termini il problema. E finalmente, l'ultimo errore, potrebbe essere definito il sistema della diagnosi precoce, cioè quando arriva già diagnosticato la malattia della figlia, e però non racconta quali sono i sintomi, non dice se ha consultato qualche medico, non dice se ha fatto altre esperienze, altre prove per trovare una soluzione. Semplicemente dice: so che cosa devi fare, guariscila, punto. Può capitare anche a noi di muoverci con eccessiva sicurezza di fronte alle situazioni della vita, di fronte a delle persone che immediatamente pensiamo di aver compreso fino in fondo. Dobbiamo avere paura di troppa sicurezza in queste situazioni. Una volta ho incontrato un papà che aveva mandato il figlio ad una scuola speciale perché diceva: mio figlio è molto intelligente, deve imparare prima e più degli altri, deve sapere la lingua e deve eventualmente anche lasciare indietro quelli che non studiano come lui. Risultato? Il bambino balbettava tantissimo, però perfettamente in inglese, in italiano, in francese. E ci sono tanti educatori che sono convinti di avere per principio in pugno la situazione e sanno come gestirla. E succede poi che non si rendono conto della sofferenza di coloro che hanno di fronte. E succede ai genitori, agli educatori, a tutti coloro che in un qualche modo sono in contatto con le giovani generazioni. Senza accusare nessuno, sia chiaro, non possiamo non pensare ai due ragazzi che si sono buttati dal ponte nei giorni scorsi. Quanto bisogno di ascolto, di sintonia, di delicatezza interiore per cogliere quello che non si dice necessariamente con le parole, ma che si dice con i gesti, con i fatti. Forse un po' più di umiltà e un ascolto paziente di chi ci sta vicino ci aiuterebbero ad evitare un mucchio di guai. Ma la figura della donna di Canaan non ci presenta soltanto degli aspetti negativi, per fortuna. Abbiamo visto nella lettura del testo come questa donna riesca a trasformarsi e a cambiare. E allora è proprio questa attitudine al cambiamento, questa capacità di cambiare, che le permette di correggere la partenza disastrosa di cui si era resa protagonista. Parlavamo di cambiare in corsa, che è una virtù non da poco. Spesso, anche nella nostra vita, le cose non funzionano perché ci si intestardisce, perché non si riconosce di aver sbagliato, perché pretendiamo di avere ragione e difendiamo con tenacia i nostri errori anziché correggerli, senza pensare a chissà quali gravi situazioni. Nelle piccole situazioni della vita quotidiana non ci succede forse tante volte così? E invece una buona partenza è quella che nasce dalle ferite, che nasce dalle macerie di un progetto fallito, dall'esito negativo di una esperienza, da un sogno che è svanito. Allora, dalla donna cananea noi impariamo la saggezza di chi sa rinascere dai propri errori. Gli errori ci sono, fanno parte della nostra storia, non li possiamo cancellare, ma non possiamo neanche rinchiuderci su di essi, quasi che fossero una gabbia che ci blocca. Gli errori fanno parte della nostra storia. Noi non saremmo quello che siamo oggi se non avessimo anche dietro di noi tanti errori e tante ferite. Allora noi impariamo la saggezza di chi rinasce dai propri errori.
che cosa fare? Proviamo a individuare qualche passaggio significativo. Un cambiamento fondamentale si realizza quando si ricerca una relazione più profonda, più personale con il Signore e con gli uomini e con i fratelli. Nel momento in cui la donna smette di pensarsi sul palcoscenico e desidera il contatto personale con Gesù, Signore aiutami, crea le promesse per ritrovare se stessa, per ritrovare la sua figlia, e si ricreano quelle relazioni perdute. Si riparte così nella vita, chiedendo aiuto, con semplicità e anche con quella umiltà che ci aiuta a vincere l'orgoglio. Nessuno riesce a sollevare se stesso prendendosi per i capelli. Ci vuole qualcun altro che lo sollevi, che lo tiri su. E ci sono dei momenti nella vita nei quali bisogna avere la libertà di dire che da soli non ce la possiamo fare. Riconoscersi bisognosi di aiuto. E questo vuol dire sbriciolare il nostro orgoglio. E quando abbiamo smarrito tutte le risorse, ci capita tante volte, no? Di trovarci in queste situazioni, di riconoscere, abbiamo smarrito tutte le risorse, ci rimane ancora quella di saper chiedere aiuto e di lasciarsi voler bene da qualcuno. Tutto questo ha fatto la donna, ritrovando quel tono pacato e nel contempo accorato. Pacato perché smette di gridare, pur rimanendo in mezzo a quella tempesta interiore che la agita. E tono accorato perché finalmente capisce che non è soltanto sua figlia ad aver bisogno di aiuto, ma è lei stessa che ha bisogno di essere aiutata. Questo lasciarsi aiutare allora conosce due ulteriori sviluppi. Il primo è quello di lasciarsi mettere in discussione, lavorare su di sé, disporsi a cambiare perché l'altro a sua volta possa cambiare. Papa Francesco recentemente, parlando di qualcosa di simile, diceva: quando tu non puoi parlare con l'altra persona perché avete rotto le relazioni, perché non vi capite, perché vi siete bisticciati, prega per quella persona, perché il Signore cambi il tuo cuore e il suo. Lasciarsi mettere in discussione per disporsi a cambiare, affinché anche l'altro possa cambiare. E poi la capacità di lasciarsi aiutare, non secondo le nostre attese e i nostri tempi, certo. La donna cananea non avrebbe mai pensato di ricevere un aiuto dopo quella schermaglia, quel dibattito, dopo quella delusione cocente. E non avrebbe immaginato di ricevere quell'aiuto a distanza. Abbiamo detto, non è andato a vedere la figlia, non l'ha toccata, non le ha detto voglio che tua figlia guarisca, eccetera. La donna riceve questo aiuto a distanza e non avrebbe neanche immaginato di accogliere questo aiuto come la briciola che cade dalla tavola. Probabilmente immaginava un intervento diretto di Gesù, e invece è stata una cosa marginale. E certamente non immaginava che avrebbe ottenuto quello che chiedeva previa la sua conversione, il cambiamento del suo atteggiamento interiore. Lo tiene per una via inedita, non prevedibile. E qualche volta nei confronti di Dio non è forse vero che anche noi pretendiamo di essere esauditi nei modi e nei tempi che noi abbiamo previsto? Sia fatta la tua volontà, Signore, però quest'oggi fai come ti dico io. Oppure ci capita di non comprendere le offerte di bene, di guarigione che Dio ci mette davanti agli occhi giorno per giorno, di non comprendere la sua presenza e il suo intervento soltanto perché noi siamo troppo irrigiditi nei nostri schemi mentali.
C'è un bel racconto di Anthony de Mello che ci dice proprio questo, dice così. Un prete stava seduto accanto alla finestra, intento a preparare una predica sulla provvidenza. Udì un rumore come di un'esplosione. Subito dopo vide della gente che correva avanti e indietro in preda al panico e scoprì che aveva ceduto una diga, il fiume era in piena e si stavano evacuando le persone. Il prete vide che l'acqua saliva dalla strada sottostante. Fece un po' di fatica a soffocare il panico che lo stava attanagliando, ma si disse: «Sono qui a preparare una predica sulla provvidenza ed ecco che mi si presenta l'occasione per mettere in pratica quello che raccomando agli altri. Non fuggirò, starò qui e confiderò nella salvezza che mi verrà dalla provvidenza divina». Quando l'acqua raggiunse la sua finestra, arrivò una barca carica di persone. Salti dentro, padre, gridarono. Non ho figli miei, replicò il sacerdote con calma. Confido nella provvidenza di Dio che mi salverà. Il prete, tuttavia, salì sul tetto. E quando l'acqua arrivò fino lassù, passò un'altra barca carica di persone, le quali lo incoraggiarono a salire. Ma egli rifiutò di nuovo. Alla fine dovette arrampicarsi in cima al campanile. Quando l'acqua gli arrivò alle ginocchia e gli mandarono un poliziotto a salvarlo in una lancia a motore, «No, grazie, agente», egli esclamò con un sorriso tranquillo. «Ho fiducia in Dio, capisce? Lui non mi abbandonerà». Quando il prete annegò e andò in paradiso, la prima cosa che fece fu di lamentarsi con Dio. «Mi sono fidato di te. Perché non hai fatto niente per salvarmi?» A dire il vero, rispose Dio, ti ho mandato ben tre barche. A forza di pretendere che Dio intervenga in un modo che va bene a noi, rischiamo di non vedere tutte quelle offerte di bene e di guarigione che Lui continuamente ci propone, soltanto perché non l'avevamo previsto. E allora ci vuole questa apertura. O se vogliamo questo sguardo puntuale che ci aiuti a vedere bene. E finalmente un ultimo passaggio compiuto dalla donna che ci aiuta a ricominciare e quanto bisogno abbiamo di ricominciare nella nostra vita. Tutti, nessuno escluso. E qual è quest'ultimo passaggio? Credere che basta poco. Cioè, la donna cananea ha compreso la sapienza delle briciole. Ha compreso che non servono cose straordinarie per ridare equilibrio e serenità e armonia alla vita della figlia malata e alla sua stessa vita. E si rivolge a Gesù indovinando proprio questo: mi accontento di una briciola. Le briciole che cadono dalla tavola per i cagnolini. E la sua insistenza diviene dolce, tenera, quasi di poesia. Spesso basta poco per ricominciare, e per partire o per ripartire, a volte basta soltanto una piccola spinta, un soffio. È il respiro di Dio che crea e ricrea ogni cosa. A volte basta poco per ricominciare. Basta individuare quella briciola che c'è, perché Dio si prende cura di ciascuno dei suoi figli e non fa mancare a ciascuno di loro ciò che è loro necessario in quel momento specifico della loro vita. Non quello che volevano prima, non quello che sognano per il domani, non quello che avrebbero voluto, ma quello di cui hanno bisogno in quel preciso istante. Basta poco per ricominciare. E ripeto, quanto bisogno abbiamo di ricominciare nelle piccole e nelle grandi cose. Allora mi sembra che il messaggio della meditazione su questa pagina del Vangelo sia proprio questo invito a ripartire. La stagione degli inizi è sempre aperta, possiamo dire, e si rinnova nei momenti più impensati della vita. Non aspettiamo che ci siano tutte le condizioni favorevoli, tutte le situazioni che ci garantiscono
il pieno successo. Sappiamo cogliere le briciole e sappiamo valorizzarle. È sempre il tempo per ricominciare. La stagione degli inizi è sempre aperta. E per la nostra preghiera, come sempre, abbiamo nel foglio il suggerimento di qualche testo al quale abbiamo fatto riferimento anche nella nostra lezione, e poi anche un itinerario, se vogliamo. Il rapporto di questa donna con Gesù entra sotto il grande titolo della preghiera. Noi sappiamo bene, una cosa è pregare, un'altra cosa è dire le preghiere. Non sempre le due cose stanno insieme necessariamente. Però se noi vogliamo pregare, abbiamo qui un suggerimento, un metodo. Per parlare con qualcuno dobbiamo metterci sulla stessa lunghezza d'onda, entrare in sintonia. Entro lentamente in un atteggiamento di preghiera, scelgo il luogo, il tempo, la posizione del corpo, penso a chi incontrerò, cioè mi metto alla presenza di Dio. E dunque ci vuole un contesto favorevole. E non posso passare da un momento all'altro. Adesso sono in mezzo, appena visto la televisione, appena visto qualcosa che mi ha preso, ho appena fatto una lunga discussione, adesso mi metto a pregare. Togli la spina, crea le condizioni di silenzio e di raccoglimento. E poi mi metto davanti a Dio, chiedo al Signore ciò che desidero. In questo momento della mia vita c'è qualche cosa che mi sta particolarmente a cuore. Vorrei ottenere qualche cosa di bello e di buono per me, per le persone a cui voglio bene. E poi leggo il testo biblico e lo rileggo ancora per una seconda, una terza volta. Cerco di immaginare, di diventare contemporaneo di quello che ho letto. E uso la memoria, l'intelligenza, il cuore e vedo quali relazioni ci possono essere con altre pagine bibliche in rapporto a quella che sto leggendo. E poi, come per ogni lezione divina, c'è una azione che prolunga nel tempo, un colloquio spirituale, la preghiera di Gesù, e soprattutto metto nel mio bagaglio quello che ho vissuto, quello che il Signore mi ha detto, quello che l'ascolto della Sua parola ha suscitato nella mia mente e nel mio cuore. Adesso mi appartiene, fa parte del mio patrimonio. Itinerario di preghiera, che può essere un buon esercizio anche per questa Quaresima che stiamo vivendo, per prepararci alla Pasqua del Signore. Come sempre chiediamo nella nostra preghiera che quanto lo Spirito di Dio ci suggerisce possa portare frutto nella vita di ogni giorno. E insieme concludiamo con la preghiera di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi doni la sua pace, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.